Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andreike e bentornati su Yo-Kai Watch Puni Puni dopo quasi un mese di assenza. Un mese di assenza perché lo scorso evento ho deciso di non caricarlo dato che era un evento dei portali bizzarri, evento che trovo odioso e alquanto inutile se protratto per più di una settimana. Per carità, 2 settimane è il tempo giusto, ma con i portali bizzarri io non ce la faccio proprio. Insomma, oggi C-Slot, ragazzi, evento golf, non neanche punito, che a questo punto punito penso che lo metteranno solo nell'evento degli youtuber che portano solo Yo-Kai Watch, ma in Giappone stanno finendo quelli che portano solo puni, quindi non so se faranno altri eventi live. Non so comunque sia quanta voglia abbia NHN di spendere ancora soldi per fare la collaborazione con gli youtuber, ma va bene. Ci sono state anche 2 monete Nyambo, quella dell'evento appunto dello scorso evento e quella che ti davano facendo delle missioni. Ogni tanto ritornano. E ho fatto le missioni Emma e Bluepon, nulla di che. Comunque, spendiamoli sti punti, va, vediamo un po' se ci capita qualcosina di interessante. Vabbè, sentirete un rumore di sottofondo, ma... Oh, attenzione, già lo Z o lo ZZ? No, lo ZZ deve essere. Oddio, sì, anche lo Z ti danno quando fa... Oh, perfetto, perfetto, va bene. Va bene, va bene. Chi sei tu? Ah, Goro. No, questo è Goemon. Sì, questo è Goemon che fa danno contro il mini boss, a quanto pare, sì. Anche se sto controllando il sito di Yo-Kai Watch Spagna e mi dice Wajiki. Ma il sito giapponese diceva che era golf. Ho perso qualcosa. Non lo so. No, non posso aver tradotto male. Golf. È scritto golf. Anche in giapponese. Come faccio ad aver tradotto male? Attenzione. Il Tripla S. Che però non è di questo evento. Boh, nulla di che questa slottata. Carino per il Tripla S, ma... Mi piacerebbe trovarlo Orochi, che sarebbe velenotto, ma è mid-event. Mid-event, uffa. Vabbè. Ci proverò a trovarlo mid-event, dai. Quante sfere oro? Nulla di fatto. Va bene per i segreti dell'anima, per il resto no. Vediamo un po' se troviamo qualcosa qui, anche se difficilmente esce... Lo Z... Ah, però Tripla S, sì, ce l'abbiamo. Danno contro il boss più forte. Vediamo un po'. Ah, no, aspetta. Ah, no, ho sbagliato. Goemon fa danno contro il boss difficile, mentre Arachnia fa il danno contro il boss più debole. Ok, ci sta. Va bene, va bene. Che poi, tra l'altro, questo qui è un evento che secondo me andava fatto come evento Budokai. Allora... Provo a fare un altro paio di slottate, magari se trovassi Darkness, che Darkness no, dopo 40 livelli si prende. Vorrei trovare... Abbiamo... Sì, ci sono gli yokai da trovare, Domes Gecko magari. Attenzione, questi due... No, questa è Shadow... Questa è la Fenice, bellissima questa. Questa mi pare che... No, mi pare. C'è sicuramente come boss su Shadow Side Kirin, bello. A parte che dovrei rigiocarlo in inglese, visto che è uscita la patch inglese, ma... tante hint dicono che potrebbe uscire presto tradotto in italiano, quindi non so se aspettare, ma... Vedremo. Ci ho fatto anche un video che uscirà sabato. Comunque, no. Allora, arrivo... Vediamo le prossime due che se esce qualcosa. Se esce qualcosa nelle prossime due... Sarebbe interessante... Oh, beh, sì, uscire esce. Uscire esce sicuro. Chi esce? Ah, Goemon un'altra volta. Però attenzione, ragazzi. Abbiamo Arachnio con livello 2 di Energimax. Goemon con livello 2 di Energimax. Quindi il danno potenziato al boss del golf lo facciamo. Vediamo questa se esce qualcosina, se no... Ah, l'ultima, dai. Bah, slottate un po'... A schifo. L'ultima per davvero, poi basta. Perché non è proprio il caso di spenderci troppi punti per questi eventi che sinceramente non è che mi piace molto il golf, però preferirei tipo Wajiki oppure un torneo effettivamente. Ah, va bene, Arachnia, almeno
gli do un altro segreti dell'anima, così arriva al livello 3 e ci siamo. Comunque sia, la squadra che vedrete ora è quella che ho usato nello scorso evento per giocare solamente i livelli. E beh, si farmava, non dico di no. Facevo un bel po' di punti, tipo 30 milioni di punti a livello, quindi... Insomma, potevo anche permettermi di fare qualche slottata della slot normale per trovare qualche yokai, insomma, che ancora non avevo, ma tant'è. Il golf e il punitto funzionano come lo Ajiki, però qua basta che premi e via così. Invece di là devi proprio mirare preciso. È più facile quando devi rilasciare piuttosto che mirare tu e strociare col dito, che... A volte può risultare un po' ostica la faccenda, perché non sempre il touchscreen è perfetto. Tra l'altro la cosa migliore è giocare tantissimo l'evento e magari arrivare a Darkness in 5-6 giorni, però almeno arrivi al livello 40 e puoi affrontare i boss più difficili senza dover per forza ricorrere alle bibite energetiche che ti dà il gioco. Ovviamente aiutate gli amici per ricevere punti amici per comprare quello che aumenta i punti che ricevete quando sconfiggete il vostro mini boss e il danno che gli fate, anche se proprio è una cosa marginale il danno, mentre i punti no. Il danno è una cosa molto marginale, ma ehi, fatelo. Ragazzi, l'evento era questo. Vi lascio ovviamente in descrizione il sito Yokai Watch Spagna con tutte quante le cose che ci sono da fare. Oltre al sito, in descrizione trovate anche il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!